Discord, sei tu quello che compra. Sei tu quello che compra. Discord, vedi un mercante. Ecco, un mercante dovrebbe poterci vendere le cose. Cioè, potrebbe comprare le cose che noi vorremmo vendere. Dall'aspetto smagrito, ispida barbetta pepe, sale sul mento, sale pepe, si dice. Indossa più strati di vesti colorate al punto che sembra una bandiera ambulante. Trema un po' mentre lo osserva. Vabbè, siamo tutti messi. È un cannibale. Di solito la gente a cui trema le mani è perché la pressione è alta, perché mangia la carne umana. Salve. Io, Giscard. Si inchina e mostra le mani tremolanti. Mentre lo fa, noti che le sue mani e i suoi avambracci sono una massa contorta di tessuto cicatrizzato, come se fossero state una volta bruciate gravemente. È una punizione che fanno ogni tanto ai ladri, stai attento. Come ti sei ferito le tue mani? Giscard non sembra averti sentito, risponde col suo discorso. Giscard, comprare vestiti, vendere vestiti, lavare vestiti, rammendare vestiti e indossare vestiti. Puzzoletti, quelli che lavi non sono quelli che indossi. Fa vedere. Allora, Ciccio, io vendo perché non me ne frega niente delle bende. Potrebbe fregarmi qualcosa. Ma tu compri? Se tu non compri, io non compro. Allora mi dispiace. Ruba, no, 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 fatto. Mi dispiace, non è quello che interessa a me. Ah. Negozio umano, per favore. Vabbè, è la prima volta che incontro un lavoratore, in effetti, erano tutte puttane prima. Vedi inclinato dallo sguardo annoiato. Il signore inclinato. Ciao, Inkly! I suoi vestiti puzzano di sporco e di sudore, non è una cosa che mi sorprende oramai. Sembra senza fiato, quando ti avvicini ti ignora. E vabbè, e ciao. Bad for you. Iron Nose. The pista. The pista. Prostituta, abishai, abitante e prostituta. Quanta varietà. Le tavole di legno di queste scatole solo piegate ti permettono di guardare all'interno. Le scatole contengono sacchi di grano marcescente. Sì, perché se devi commerciare il grano è bene che sia marcescente. Amris apprezzerà questo tale, lo apprezzerà. Cioè, c'è una tipa che mi sta puntando. Da 5 anni, maledizione! Parla di politica e la durata. Ma nessun governo in Italia è arrivato alla fine del mandato, non sono 5 anni. Ai labirinti dovrebbero andare. Brava signora, sono perfettamente d'accordo. Mandiamoli tutti ai labirinti. Requint, dai, sei tu che vendi, dai, sei tu che compri, sei tu che vendi, dai, sei tu. Salve, ho degli affari da proporle. Quest'uomo ti sta guardando con uno strano sguardo, con occhi simili a quelli di un insetto. I suoi occhi sono enormi. Così enormi che sembrano pronti a uscire fuori dalle orbite. È Marty Feldman. È rotolare lungo il cioccolato. Avevo letto. Sì, le orbite che rotolano sul cioccolato. Ho avuto una strana immagine di golosità. Di golosità macabra. Annuisce abbondantemente appena ti avvicini, muovendo a scatti la testa come un uccello. Bene. Non appena gli sei vicino, noti all'improvviso il puzzo di urina e feci intorno a lui. Ciao. Ciao, fece. Come stai? L'uomo aspira col naso, pulendoselo con la manica, poi apre la bocca mostrando denti scuri e putrefatti. Li ho cambiati i miei. Storie per soldi, Sirena? Il suo alito puzza, puzza come un uomo che ha tenuto carne putrefatta in bocca, oppure che ha la carne della bocca putrefatta. Storie per soldi? Chi sei? L'uomo sputa un pezzo di catarvai. Nomi, chi sei? Chi sei? Ah, se me lo puoi dire mi fai un favore. E la sua testa fa un piccolo movimento ogni volta che ripete quello che dice. Nomi pericolo, pericolo. Guarda per terra e pulisce la polvere così. Pericoloso? Conoscere un nome o avere a che fare con uno di essi, in entrambi i casi si finisce nei guai. Il mio nome è ancora. Il mio nome è un nome che mi è stato dato, non uno che ho chiesto. Non è sempre così? Requind, altrimenti io mi sarei chiamato John Connor, ma non ho potuto sceglierlo, me l'hanno affibbiato il mio. Ancora una volta sei consapevole del suo respiro fetente? Ah, che bella descrizione di Planescape Torment, è qualcosa di straordinario. Ogni volta ti ricorda che cammini nella merda. È straordinario. Un nome dato, un nome dato. È un nome appropriato. Non il mio vero nome, il vero nome. Rico mormora, la sua testa fa un piccolo scatto ogni volta che dice nome.
Un vero nome è una cosa pericolosa, dà agli altri un potere, ce l'hanno già spiegato. Ti fissa coi suoi enormi occhi e muove le dita. Tieni segreto il tuo nome, tienilo al sicuro, non farlo mai uscire, non lo so. Non è un rischio mio. Che vuoi dire? I nomi sono come gli odori, fan schifo. Ci sono cose che possono rintracciarti grazie a loro. Tossici. Un altro che è peggio di Dal. La tosse sembra fuoriuscire dalle viscere, visto che contemporaneamente scorreggia rumorosamente. Questa io non la faccio, mi dispiace, perché mi hanno già detto che ogni tanto faccio ho delle uscite troppo trash e qui davvero finiamo in vacanze in Natale in crociera e non è proprio il genere. Abbiate pazienza, non voglio mischiarmi con Massimo Boldi, non posso. Come per dar maggior peso alla cosa? Ah, ok, le scorreggia di questo. Le scorregge di quest'uomo danno peso al suo discorso. Cerchiamo di resistere alla tentazione, sì. Ci sono i soliti due idioti al cinema, se volete, credo che qualche cinema lo dia ancora. Se qualcuno conosce un vero nome, acquista potere. Proc! Si lecca le labbra. Che schifo che mi fai, oh. Il potere di far del male. Non conosco il mio vero nome. Updated My Journal è il mio nome. Updated del nome. My Journal è tutto attaccato perché è tipo Della Piana, cioè sapete quei cognomi formati da due parole. Ecco, io sono My Journal. Gli occhi di Requint sono spalancati, non ti senti bene a vedere i suoi bulbi oculari che tanto per cambiare puzzeranno di me. Vabbè, ancora più grandi. Allora sei benedetto, benedetto! No, non sono benedetto, sono updated. Rimani senza nome, sarai come uno spirito tra i piani, irritracciabile, introvabile e non visto e non scoperto. Fa uno strano schiocco con la bocca che io avrei quasi confuso con una scorreggia. Un nome scelto, un nome dato, permette agli altri di trovarti e farti del male. Sei stato ferito qua, alla testa? Fa un movimento strano con la testa, poi si gratta. Ho detto il mio nome una volta, solo una volta. Muove gli occhi come se la sua memoria gli stesse facendo un brutto scherzo, poi ti guarda sospettosamente. La storia a raccontarti posso io, divento pure Yoda. Voglio io, ma tra i soldi vedere devo io. Deficiente tu sei. La sua faccia si trasforma in un sorriso quando dice la parola soldi. A chi non succede? Il suo fetente respiro ti colpisce come un martello. Piglia di 3 monete. Guarda, per 3 monete te la sei ancora meritata. Requind si mette in posa. Scorreggia. Guarda a sinistra, a destra, poi ti fissa. Il suo viso si adombra. Poi con uno strano verso. Scorreggia di nuovo. La puzza quasi ti fa svenire, ma che. Ah, adoro questo gioco. Adoro questo gioco, è l'unico che mi dà certe soddisfazioni, davvero. Voi stupidi che giocate a Call of Duty 35 ore e sparate sempre al solito soldato, perché non giocate a Planescape Torment e vi sorbite delle scorregge in faccia? Che è il modo migliore per giocare ai videogiochi. Vabbè, grazie. Maledetto io! Percorrevo i quartieri nella gloria! Sei caduto in basso, amico. Si alza con fatica, il naso rivolto in alto. Il mio è non è rivolto da nessuna parte. Fa un giretto avanti e dietro, ammiccando a passanti invisibili. E io scorreggio. Ascolti. Devi scrivere sul tuo diario delle scorregge, Gianni. Non mi sembra il momento adatto. Requin si immobilizza, le mani sui fianchi. Incrociai per strada un tizio arrabbiato. Aveva l'aspetto di una zucca. I suoi semi, maledizione. Requind poi butta in fuori la pancia per apparire grasso. Ah, è un mutaforma quasi. Si tira indietro i capelli con le sue mani lerce per sembrare calvo. Ma che stai facendo? E comincia a tamburellare le dita sulla grossa pancia. Poi cammina facendo dei cerchi attorno al punto dove questa grassa ma di classe elevata persona avrebbe dovuto trovarsi. Era un tutt'uno con le maledizioni, questo tizio. Con un sogghigno e un gesto di noncuranza, Requind lancia un'invisibile, scusate. Da Planescape, penna. Maledizione alla grassa persona. Mio, ti va ad ascoltare così. Vabbè. Conosceva il mio nome, lo avevo fatto uscire. So anche da dove, Requind. Lo avevo tutto, m'ha preso tutto! Requind. Questa persona ti ha violentato? Si rigonfia ancora inalando profondamente e riassumendo. No, anche perché conoscendo quello che. Non entriamo in discorso.
Persona che si è elevata, la persona improvvisamente si accascia e quindi tossisce violentemente. Poi, e vai, scorreggia di nuovo riempiendo l'aria col suo fetente odore. Maledetta confettori, puzza, escrementi. Ah, tu stai imitando uno scorreggione. Sono venuto qui a raccontare storie, storie buone, solo storie adesso. Ora vi quindi il nome, nome dato, nome dato. Capisco. Tre soldi buttati nel cesso. Addio. Addio. Questo che è teppista. Ah, gofo. Gofo. Tu compri, gofo. Compri? Fate spazio un attimo, devo parlare con gofo. Vedi uno scarno umanoide dalla pelle gialla coperto da una varietà di tatuaggi sgargianti. Le sue sopracciglia sono state accentuate con linee di carbone nero e i suoi denti sono ordinati in punti. Ti guarda e ondeggia oltre, sbattendo i suoi dadi nella mano. I suoi occhi lucidi e neri come globi di ematite cadono su Dacon. Siete parenti? I due si fissano in silenzio per un momento prima che lo sguardo del Ghizzerai tatuato. Beh, Ghizzerai, allora ditelo subito. Ritorni su di te. Ha una voce bassa e rasposa. Gaoa ti saluta. Sei venuto a giocare, sì? No, ma avrei altre domande? Facciamo gara a chi è più enigmatico dei due. Il sorriso di Gawa si spegne subito. Non mi piacciono le domande, solo il gioco. Il rotolare dei dadi, il brillare delle monete vinte o perse, sì? Scuote di dadi l'osso nel palmo della mano. Tu non hai interesse in queste cose? Io sono sfigato in queste cose. Va bene, giocherò. Estrae una moneta. Ma voi Ghizzerai predite il futuro? Che ne predite? Vabbè, vedete nel futuro, è una fregatura. Questa Questa moneta? La tua. la mette ai tuoi piedi e ne prende un'altra. Questa moneta? Di Gaoa? Vabbè, finché si gioca una moneta si può anche fare. La mette ai tuoi piedi, poi ti mostra due dadi tra il pollice e l'indice. I dadi? Tutti e due ne tiriamo uno, sì? Sì, sono regole semplici. Tu Tiri più in... Tu tiri più in alto tutte e due le monete. strappa via le monete da terra e te le porge. Due. Tira più in alto. Gaoa tira più in alto. Rapidamente rimette le monete nella tunica. Mia, non c'è bisogno che fai lo schemino col plastico di porta a porta, bastava che lo dicessi. Nessuna tira più in alto, la moneta resta per un altro tiro. Allora, quante monete staranno davanti a te? Una. Basta. Rolli i dadi fino a quando Gaona non ottiene un punteggio più alto. Che sorpresa, eh? Afferra le tue monete riponendole nella tunica. Sembra quasi esitare per un momento. Poi dice: Basta per ora, ma forse giocheremo un'altra volta, tu ed io. Aspetta, fammi controllare il dado. Goa ti osserva con attenzione per un momento, poi fa un cenno. Non cercherei mai di appagare la follia di Ashma. Mai io baro. Ho avuto un lapsus perché secondo me tu bari. Umano, ma io vedo la fortuna, riesco a leggerla e riconoscerla. Nella faccia degli uomini, cioè vuol dire che è una faccia da sfigato? Comunque sia, in te non noto nulla. Non so nulla. Tu non sei fortunato? No, per ora no. Nessuna fortuna, né bontà, né cattiveria? O stai forse nascondendomi la tua faccia? È questa. Non riesco a capirlo. Ripone i dadi nella tunica. Potremmo giocare dopo, forse, ma non in questo momento. E tanto per cambiare mi hai fottuto una moneta. E siamo già al secondo in questa parte di gameplay. E nessuno che compra. La gente defeca per strada, come nulla. Vabbè, All right. ci manchi solo tu, Iron Knowles. Spiega, compra, fai qualcosa, dammi dei soldi. Questa donna dalle spalle larghe sta strisciando i piedi intorno alle enormi aste che giacciono sulla strada. Calcia le aste con stivali trattino ferrati. Tutti una volta in un momento si curva e strappa a mani nude un chiodo da una delle tavole. Xina, principessa guerriera, mantiene su ognuno valutandoli. No, non valgono niente. Poi se li mette in una borsa da cintura in cuoio, allora valgono qualcosa. Salve. Sorride in modo gentile, ma dal suo aspetto e dal modo in cui le sue mani rimangono vicine all'elsa della sua arma ti fanno pensare male, eh? Noti che uno dei suoi occhi è ricoperto da una pellicola lattiginosa. Ma anch'io quando mi sveglio al mattino. Sei abbastanza vicino lì, signore, cosa vuoi da me? Avrei delle domande. Non so contare quante volte ormai l'ho detto alla gente di qua.
Chiedi pure allora. Chi sei? Prende tre chiodi. Iron Nails. Nails allora sarebbe. Non Nails, come mi chiamano. Li rimette nella borsa, producendo un leggero click. Perché raccogli i chiodi? Li vendo a un uomo di nome Harmis, ne arriva in inferiore. Costruisce bare. È un lavoro che ho sempre voluto fare. Dimmi di più di Amris. Non c'è molto da dire, è uno un po' chiacchierone. Ti riempi di chiacchiere fino a quando sei completamente rintronato, poi ti dà una botta in testa e ti ficca nella bara. Se devi lasci fare. Ma è un onesto mercante, ha bisogno di chiodi, ho bisogno di soldi, affare fatto. Una volta sapevo la strada, la sapevo, ma i Dabus hanno cambiato le strade qui attorno. Ah beh, a furia di martellate. Non so come arrivarci, ora dovrei cercare una nuova strada, magari un portale. Ma credo che i Dabus faranno strade dritte prima o poi. Quindi, boh, è astratto sto posto dove tu porti i chiodi. Ma allora niente. Mi spiace. Cittadino Ghizzerai. Qualcuno compri qualcosa da me?